Allora, l'argomento di oggi è i cambiamenti di scala. In pratica noi abbiamo visto che l'analisi dimensionale ha tre funzioni e l'abbiamo utilizzata in tre modi diversi. Il primo è utile quando bisogna controllare la correttezza delle equazioni fisiche. Il primo membro deve essere omogeneo al secondo. Secondo utilizzo, prevedere le relazioni fra grandezze fisiche coinvolte in un fenomeno. Ad esempio, il pendolo, abbiamo cercato la relazione fra il periodo e la lunghezza del pendolo. Il terzo utilizzo è quello dei cosiddetti cambiamenti di scala. Come vedete vi ho messo lì una matriosca che è proprio l'esempio tipico dei cambiamenti di scala. Uno stesso oggetto riprodotto in dimensioni diverse. In pratica è quello che succede quando abbiamo un modello, un modellino di un altro oggetto, il modellino di un treno, di un'automobile, di un aereo, che non è però da pensare solo come, diciamo, un qualcosa che serve a produrre giocattoli. Voi sapete che tantissimi studi sono condotti nelle gallerie del vento con i modelli in scala degli aerei, delle navi e delle automobili. Quindi noi cerchiamo di capire come cambiare in scala un oggetto ne cambia le proprietà fisiche e in questo ci serve l'analisi dimensionale. Va bene? Questo è lo scopo del nostro lavoro. Allora, prima di tutto in scala voi sapete che vuol dire riprodurre cambiando le dimensioni di un certo fattore che si chiama fattore di scala, no? I modellini sono 1 a 100, 1 a, non lo so, 1 a 10, 1 a 2, e questo rapporto mi dice quante volte il modellino è più piccolo dell'oggetto reale e viceversa. Quindi la cosa importante in tutti i cambiamenti di scala è il fattore di scala. Allora, prima cosa che ci chiediamo. Cosa succede, ad esempio, alla superficie quando cambio le dimensioni di un oggetto di un certo fattore di scala K? Lì vedete già la soluzione, però piuttosto concentratevi un momento sulla lavagna adesso. Quello che voglio farvi vedere è che noi sappiamo dall'analisi dimensionale che la superficie di un oggetto dipende dalla lunghezza alla seconda. Quindi, se la lunghezza di un oggetto, le dimensioni lineari di un oggetto, cambiano di un fattore k, cosa succede alla superficie? La superficie cambia dello stesso fattore k alla seconda. Vi ricordate che le dimensioni sono proprio quegli esponenti a cui bisogna elevare le grandezze fondamentali per far vedere come le grandezze derivate dipendono da quelle fondamentali. Quindi, esempio, e lì si vede anche molto bene, se noi abbiamo un quadrato di lato L e ne moltiplichiamo le dimensioni per un fattore di scala K, diciamo pari a 2 come nel disegno, se io raddoppio il lato di un quadrato, cosa succede alla sua superficie? Rimane 4 volte più grande. Proviamo un po', se io triplico il lato che cosa succede alla superficie? 9 volte più grande, se quadruplico il lato 16 volte e così via. Quindi la superficie dipende dal quadrato del fattore di scala. Parliamo adesso di volume. Il volume sappiamo dipende dalla lunghezza elevata alla terza. Questo vuol dire che se io cambio di un fattore K, di un fattore di scala K, la lunghezza, il volume cambia di K alla terza. Cioè, facciamo qualche prova, se io raddoppio le dimensioni di un oggetto, diventa 2 il fattore di scala, 2 alla terza fa 8. Quindi il volume dell'oggetto cambia di 8 volte. E questo lo possiamo vedere anche in questa rappresentazione. Vedete che partendo da un cubetto, da un cubo di spigolo 1 metro, se io realizzo un cubo di spigolo 2 metri, il volume diventa non soltanto più grande, ma 8 volte più grande. Perché in quel caso, vedete, ci sono 4 cubetti identici a quello di prima nella base e 4 cubetti nello strato superiore. Quindi in pratica, variando di K il fattore lineare, varia di K al cubo il volume.
Questo, diciamo, è un ragionamento di tipo geometrico. Vediamo di allenarci un po' con qualche altro esempio. Questa volta è un quesito per voi, proviamo a risolverlo. Se io cambio il diametro di un palloncino gonfiandolo e il diametro del secondo è 3 volte maggiore dell'altro, cosa succede alla superficie e al volume del secondo palloncino rispetto al primo? Puoi dirlo più ad alta voce? La superficie aumenta di 6 volte mentre il volume di 9. Dunque, tu proponi 6 e 9, però sta attento che il fattore di scala è 3 e la superficie cambia del fattore di scala al quadrato, quindi di 3 alla seconda. Quindi la superficie cambia di 9 volte e 27 volte il volume, 3 alla terza. È ovvio, le prime volte uno queste cose le dice, ma poi è difficile entrarci, no? I quesiti servono proprio a quello. Quindi triplicando le dimensioni lineari diventa 9 volte più grande la superficie e 27 volte più grande il volume. Proviamo con un altro fattore. Questa è la foto di un pesce palla in configurazione normale e in configurazione da difesa. Se può raddoppiare il suo diametro, cosa succede alla sua superficie e cosa succede al suo volume? Fabio, cosa dici? La superficie diventa 4 volte più grande. Il volume dipende da 2 alla terza, quindi diventa 2 alla terza 8. Il volume diventa 8 volte più grande. Comincia a ingranare questa cosa? Vediamo ancora qualche altro esempio. L'uovo di struzzo e l'uovo di gallina, messi a confronto. Immaginiamo che il rapporto lineare da uno all'altro sia da 1 a 4, cioè il fattore di scala sia 4. Cosa possiamo dire della superficie e del volume dell'uovo di struzzo rispetto a quello di gallina? La superficie 16 volte. Lorenzo, puoi parlare più forte? Che la superficie 16 volte, invece il volume 64. La superficie è 16 volte più grande, quella dell'uovo di struzzo, perché 16 è 4 fattore di scala alla seconda. E il volume diventa invece 64 volte più grande perché è 4 alla terza, quindi 4 per 4, 16 per 4, 64. Ecco perché con un uovo di struzzo si fanno delle frittate gigantesche, perché il volume cresce molto al crescere delle dimensioni lineari. Ok, ci siamo? Allora, qui voltiamo pagina. Se voi mi dite che siamo a posto sui primi ragionamenti, tiriamo diritto. Va bene? Tutto a posto? Allora, qui vediamo che cosa succede ad altri parametri di un corpo. Cioè, noi per adesso eravamo abituati a parlare di proprietà geometriche, cioè volume e superficie, ma cambiando le dimensioni di un corpo dal punto di vista fisico cambia anche la sua massa, cambia anche il suo volume, come anche il suo peso. Come cambiano questi in scala? Il primo parametro che andiamo a esaminare è la resistenza meccanica, intesa come capacità di sopportare dei carichi. E qui ci viene detto che se io faccio aumentare le dimensioni di un pilastro da D, che era il pilastro originario, a 2D, questa volta ci occupiamo soltanto di cosa succede alla sua sezione, è ovvio che raddoppiando il diametro l'area della sezione del pilastro diventa quante volte più grande? 4 volte più grande. E qui si viene fatto capire che praticamente è come se noi prendessimo 4 dei pilastri originari, li affiancassimo tutti e otterremmo in quel modo il pilastro ingrandito. Quindi avere 4 pilastri uno di fianco all'altro può sopportare 4 volte più carico. Allora la riflessione di questa immagine è questa, che la resistenza di un pilastro varia come l'area della sua sezione. Se io raddoppio le dimensioni del pilastro, ottengo un pilastro che sopporta 4 volte il carico di prima. Se lo triplico, fattore di scala 3,
va come l'area, la resistenza di un pilastro va come l'area. Quindi l'area cresce di 3 alla seconda 9 volte e il pilastro può sopportare un carico 9 volte superiore. Vedete che qui c'è già un cambiamento notevole rispetto a quel che vedevamo prima. Prima era geometria, qui si tratta di sopportare dei carichi. Quindi se faccio pilastri in scala, la loro resistenza al carico va con il quadrato della loro sezione. Però cosa succede al peso che questi pilastri devono portare? Qua c'è un'immagine ad effetto. Il peso cresce di più. E la spiegazione ce l'abbiamo da questa piccola sequenza di formule che adesso vediamo. Il peso come si può calcolare? Il peso di un oggetto? M per G. La massa a sua volta si può calcolare come il prodotto della densità per il volume. Se uso lo stesso materiale, quindi la densità è la stessa, sono nello stesso luogo, quindi G è lo stesso, questa relazione mi dice in pratica che il peso è direttamente proporzionale al volume di un corpo. Cioè il peso di un oggetto cambia come cambia il suo volume. E allora pensiamo al ragionamento di prima. Il pilastro di dimensioni doppie, di tutte le dimensioni doppie, poteva sopportare un carico 4 volte maggiore. Ma di quanto è aumentato il peso del pilastro? Come il volume. E il volume, al raddoppiare delle dimensioni, che cosa ha fatto? È solo quadruplicato? No, è diventato 2 alla terza, 8 volte più grande. Quindi se io ingrandisco un oggetto, la sua resistenza meccanica cresce di 4 volte se lo raddoppio, ma il suo volume, quindi il suo peso, ciò che deve essere sopportato, cresce di 8 volte. E allora succede che l'oggetto non riesca più a stare in piedi. Se io prendo un ponticello che sta in piedi quando ne ho un modellino e lo riproduco in scala in tutte le parti, corro il rischio che quel ponte non regga più. Per capirlo meglio, vi ho preparato un filmato che è molto vecchio, come vi ricordate quelli che a volte abbiamo già visto, quelli della ESSO, saranno degli anni 60 questi qua. Però in questo caso è un filmato che spiega delle cose che in altri non ho trovato. Quindi ve lo faccio vedere e poi lo commentiamo un momento. Per le cose più semplici che noi studiamo, cioè le relazioni geometriche, nulla cambia quando si cambia la scala. Restano inalterate. Queste figure mostrano il teorema ben noto in geometria che dice che ogni triangolo inscritto in un semicerchio è un triangolo rettangolo. Questo è vero sia per un triangolo grande che per uno piccolo. Ma è un discorso fatto su figure idealizzate che rappresentiamo con queste linee e non su oggetti fisici. Con un oggetto fisico reale, come questa creta qui, non va bene. Può darsi che non si comporti ugualmente nelle due diverse versioni, proprio per qualche ragione fisica, come la incapacità a reggere il proprio peso. Ora farò una piccola barra mettendo un po' di questa creta in questa forma di legno. La forma dà alla barra una grandezza definita. E con la barra farò un arco. Ecco qua, una forma che è 10 volte più grande dell'altra, 10 volte più lunga, più alta e più larga di quella di prima. Vediamo che cosa accade se anche con questa faccio un arco. Non ce la fa a sostenere il suo stesso peso. Per qualche ragione, la resistenza della barra grande non era sufficiente per sopportare il carico che veniva imposto. Quindi avete visto cosa succede quando si cambia la scala di un fenomeno. Sulla geometria, c'era quell'esempio dei triangoli rettangoli, va tutto bene, ma sulla fisica, cioè quando intervengono resistenze, forze, carichi, a questo punto le cose possono non andare più bene.
Altra tappa, va bene? Vi vedo ancora un po' titubanti su questi cambiamenti. Dimmi pure. Sì. Sì. Del nostro oggetto, la resistenza non ha la stessa capacità di crescere in quel modo. Sì. Quindi l'idea è, mentre la resistenza cresce come le superfici e quindi cresce abbastanza ma non tantissimo, il volume e quindi il peso e la massa crescono molto di più e l'oggetto non riesce a stare su. Ecco perché le strutture più grandi hanno bisogno non soltanto di essere dimensionate in scala, ma anche di essere irrobustite. E ci sono una serie di immagini che vediamo adesso. Già Galileo si era accorto di questo. Confrontando l'osso di un cavallo e il corrispondente osso del cane, che cosa si nota? Che non sono uno in scala con l'altro, ma l'osso del cavallo appare più tozzo, proprio perché ha bisogno di riuscire a sopportare quel carico che è cresciuto molto ingrandendo l'animale da cane a cavallo. Se pensate anche a quegli scheletri di dinosauri che vediamo a volte nei musei oppure in TV, effettivamente vedete che i dinosauri piccoli hanno scheletri abbastanza leggeri, i dinosauri grandi hanno degli scheletri che sono massicci, proprio perché devono sopportare questo carico supplementare che deriva dall'essere molto grandi. Ma se ci pensate, tante cose nella vita quotidiana le possiamo osservare da questo punto di vista. Questo è il cambiamento, ad esempio, nell'evoluzione della zampa del cavallo. Notate come la crescita evolutiva porti a costruire strutture sempre più spesse, che hanno bisogno di sopportare carichi maggiori. Oppure, se prendete in esame una serie di chiodi della stessa, che sono di diversa lunghezza, quello che potete notare è che il chiodo di lunghezza doppia, ad esempio, è lungo il doppio, ma non è solo spesso il doppio, è spesso di più, perché altrimenti si piegherebbe, non riuscirebbe a trasmettere delle grandi forze. E idem fino a quell'ultimo che vedete lì. Come Darwin quando ha studiato, per esempio, la forma, le forme dei becchi degli uccelli, perché erano diversi, non so tanto. Io non so dirti se quello è applicabile a un ragionamento di analisi dimensionale, l'evoluzione del becco degli uccelli. Sì, però io questo direi è più un'esemplificazione dell'evoluzione, cioè della necessità di adattarsi alle condizioni, quindi come le specie si sono evolute. Qui invece quello che vogliamo sottolineare è proprio il fatto che nella similitudine delle forme quello che va cambiato è lo spessore della struttura, per sottolineare che diventare grandi richiede di sopportare grandissimi pesi. Addirittura, e con questo abbiamo finito, con il diventare grandi, guardate le sequoie. Quando un albero cresce, non cresce soltanto in altezza, ma cresce anche in massa e in peso e quindi ha bisogno di essere sostenuto di più. Ecco perché le strutture diventano tutte più grandi. Ci siamo? Qui facciamo un'altra tappa. Questo era diventare grandi e i problemi che si presentano ai modelli quando diventano grandi. Adesso cerchiamo di capire cosa succede quando si diventa piccoli. Allora, diventando piccoli succede il contrario. Cioè, questa volta a diminuire in maniera molto ma molto rapida è il peso, mentre a diminuire meno rapidamente sono tutte le grandezze che dipendono dalle superfici. Non so, avete presente quando vediamo a volte quelle formichine che si portano delle briciole enormi, no? E uno si chiede, ma come fanno queste formiche a portarsi tutti sti carichi? Oppure vediamo una mosca che riesce a arrampicarsi su una parete di vetro, su una finestra. Un uomo avrebbe delle grosse difficoltà a fare una cosa del genere, no? Per quale motivo? Il motivo è proprio questo, che se qualcosa diventa piccolo, ad esempio diventa 10 volte più piccolo, la sua superficie diventa, fattore di scala questa volta è un decimo al quadrato, un centesimo.
Quindi la sua superficie diventa 100 volte più piccola. E quindi anche la capacità di sopportare dei carichi diventa 100 volte più piccola. Però contemporaneamente che cosa fa il volume? Il volume diminuisce del fattore di scala, un decimo, tutto al cubo, quindi diminuisce di un millesimo, cioè diminuisce molto di più di quanto non diminuisca la superficie. Ecco allora che per gli insetti la resistenza strutturale diventa non più un problema rispetto ai carichi che devono portare. E quindi finisce che voi potete vedere una formica che si porta delle briciole gigantesche proprio perché andando nel piccolo le strutture restano molto più robuste di quello che serve per sopportare i carichi di quelle dimensioni. Vi torna come esempio? Abbastanza? Quindi diventare grandi prevale il peso sulle resistenze meccaniche. Diventare piccoli prevalgono le resistenze meccaniche e tutti gli effetti di superficie rispetto agli effetti che dipendono dal volume. Se volete un altro esempio, sempre del diventare piccoli, potrebbe essere quello delle mosche. Avete presente che una mosca quando la bagnate praticamente rimane intrappolata, non riesce più a muoversi, no? Per quale motivo? Ecco, facciamo un esempio, un'analogia, fra una persona che esce dalla doccia, quindi con la pelle bagnata, e una persona in scala che esce dalla doccia. Allora, facciamo questo ragionamento. Supponiamo che la persona abbia una massa di 70 kg. Prendiamo una persona identica in tutto, la facciamo in scala, 10 volte più piccola. 10 volte più piccola, cosa vuol dire? Che il fattore di scala è un decimo. Come è cambiato il suo volume? 1000 volte più piccolo. Quindi non ha una massa di 70 kg, ma 1000 volte più piccola diventa... E io te lo scrivo così, 70 grammi. Da 70 kg diventa 70 grammi. Adesso la persona è uscita dalla doccia, quindi ha la pelle bagnata. Sulla pelle mettete che sia rimasto un mezzo millimetro d'acqua. Insomma, possiamo immaginare che abbia sulla pelle, essendo completamente bagnata, un 2, 3, 4 etti di acqua. 4 etti rispetto a 70 kg non gli dà nessun fastidio. Ma la persona piccola che ha fatto la doccia ha una superficie ridotta di quante volte? 1 a 10, quindi di 100 volte. Siccome l'acqua che gli aderisce sulla pelle dipende dalla sua superficie, la quantità d'acqua che è aderita sulla pelle non sarà più 4 etti, ma sarà 4 volte più piccola. Scusate, 100 volte più piccola. E quindi quanto diventerà? Da 4 etti, 4 grammi. Adesso voi vedete che 4 grammi... 4 grammi su 70 grammi è un bel cappottino, no? Invece 4 etti su 70 kg è poco. Scendiamo ancora a livello delle mosche, nel momento in cui bagni una mosca la quantità di acqua che aderisce è talmente elevata che il peso di quell'acqua praticamente la blocca. Quindi tutte le cose che dipendono dalla superficie diventano più importanti quanto più vai nel piccolo. Non so, altri esempi, la dispersione del calore. Voi sapete che per raffreddare il risotto che cosa facciamo? Lo allarghiamo nel piatto in modo da aumentarne la superficie. Quindi verrebbe da pensare, più la superficie è grande, più i corpi si raffreddano in fretta. Invece non è così. Avete qualche proposta? State scambiando ricette? No, tutto. No. Allora, facciamo anche qui un esempio relativo alla dispersione del calore. Avete presente i vasi di vetro per contenere i pesci, no? Immaginate di averne due, uno di una certa dimensione e uno di dimensione doppia. Quindi uno ha un certo raggio e l'altro abbia un raggio doppio.
riempiamoli con acqua alla stessa temperatura, mettiamo 100 gradi, in uno e nell'altro, completamente pieni. Chi si raffredda prima? Allora, verrebbe da dire, siccome il raffreddamento, fra gli altri fattori, dipende anche dall'estensione della superficie, questo dovrebbe raffreddarsi di più, perché ha una superficie quante volte più grande? Quante volte questa superficie è più grande di quella? 4 volte. Quindi dovrebbe raffreddarsi più rapidamente, perché la sua superficie è più grande. Però pensiamo a quanta acqua c'è da raffreddare. Eh già, quante volte più grande? Eh già, il suo volume è 8 volte più grande. Quindi è vero che lui tende a raffreddarsi 4 volte di più, però la quantità di acqua da raffreddare è 8 volte di più. E quindi alla fine si raffredda prima quello piccolo. No, no. Si raffredda in minor tempo questo rispetto a questo, a parità delle altre condizioni. Perché qui c'è più acqua che bisogna far scendere di temperatura, anche se l'aumento di superficie favorisce questa cosa. Quindi, in definitiva, più si va nel piccolo, più conservare la temperatura diventa un problema. Se voi pensate a quegli animaletti piccoli, no, i roditori piccoli, passano la vita a mordicchiare, mangiare, alimentarsi. Perché? Perché il loro problema è mantenere la temperatura. Quindi ha bisogno continuamente di immettere energia. E poi hanno bisogno anche di non disperdere. Difatti, se pensate ai piccoli roditori, topolini, hanno delle belle pellicce che servono proprio a mantenere il calore, perché uno dei problemi del diventare piccoli è disperdere il calore. Allora, riassunto della lezione, poi se abbiamo tempo ci vediamo ancora un piccolo pezzo di un filmato che secondo me è abbastanza interessante. Riassunto. Abbiamo visto che l'analisi dimensionale ci aiuta a capire come cambiano certe grandezze al cambiare della scala. Secondo, abbiamo esaminato il caso particolare della superficie e del volume. La superficie varia col quadrato del fattore di scala, il volume con il cubo del fattore di scala. Poi abbiamo esaminato i due casi estremi. Cosa succede quando i modelli o gli oggetti diventano molto grandi o quando diventano molto piccoli? E abbiamo capito che nel diventare grandi prevalgono gli effetti che variano col volume, ad esempio il peso, su quelli che variano come la superficie, ad esempio la resistenza meccanica. Nel diventare piccoli è tutto il contrario, gli effetti di superficie dominano sugli effetti di volume. Poi abbiamo preso in esame ancora altre situazioni, che sono quelle di altri parametri fisici che dipendono, ad esempio, dai cambiamenti di scala, come il raffreddamento di un corpo, e poi abbiamo preso in esame quella che qui ho chiamato tensione superficiale, ma in realtà quel che voglio dire sono tutti gli effetti che dipendono dalla superficie, l'adesione di un liquido alla superficie, tutti gli effetti che fanno sì appunto che la membrana dei liquidi tenda ad aderire agli oggetti. Tanto per vedere, avevo preparato anche una slide che illustrava cos'è la tensione superficiale. Cioè quella proprietà che hanno i liquidi, grazie alla loro coesione, di formare una membrana elastica praticamente sulla loro superficie. E questo permette a oggetti molto piccoli, piccolo volume, piccolo peso, di riuscire a galleggiare, anche se ad esempio sono delle graffette metalliche che normalmente dovrebbero andare a fondo in acqua. Per finire, allora, visto che tutto questo l'abbiamo esaminato, un ultimo ragionamento sui modelli in scala. Visto che le cose, cambiando la scala, cambiano in maniera così drastica, a cosa serve studiare i modellini se poi nella realtà, quando riporto queste cose alla dimensione normale, le cose vanno diversamente? Beh, ovviamente se uno conosce l'analisi dimensionale, sa studiare i modellini e sa come questo influisce poi quando li riporta sulla scala normale. Qui c'è un esempio che è tratto dallo stesso filmato, in cui si viene illustrato come studiare il movimento di una nave tramite un modellino.
Non so se avete presente, quando nei film devono fare una battaglia navale o altre cose, spesso si vedono delle riprese dove capisci, dici, ma questo qui è un modellino, no? In genere perché? Perché lo si vede ondeggiare in maniera anomala, le navi grandi non ondeggiano in maniera rapida, ma ondeggiano in maniera molto lenta, no? Se però si sanno i cambiamenti di scala, si possono ingannare gli spettatori facendo figurare che un modellino può sostituire in una ripresa, ad esempio, una nave vera. Oppure hai da distruggere un ponte in un film di guerra per evitare di farlo, diciamo, realmente. Forse a suo tempo non c'erano ancora tutti gli effetti digitali che oggi sono possibili, ma se dovevi riprendere un ponte che crollava, lo facevi su un modellino. Ma un modellino di ponte che cade lo capisci subito che è un modellino, a meno che tu lavori sul tempo. Ecco, questo piccolo filmato ci fa proprio ragionare su come cambia nella scala anche il fattore tempo. Ed è molto legato al discorso del pendolo. Quindi vediamocelo un momento. Fin qua abbiamo imparato che il cambiare in scala un oggetto ne può cambiare il comportamento. Allora, che serve sperimentare sui modelli in scala? Possono servire a qualche scopo? È naturale. I modelli in scala possono essere molto utili, ammesso che si sappia dalle leggi fisiche in che modo varia il comportamento con la scala. Per esempio, per interpretare il moto di un modello, bisogna sapere come la scala del tempo va cambiata con quella della lunghezza. Questo è un laboratorio che si dedica allo studio scientifico di modelli di navi, fiumi, porti, eccetera. Applicando le leggi della fisica ai modelli in scala, i ricercatori sono capaci di predire il comportamento di una nave o di un fiume reali. Il dottor Iglison sta osservando il comportamento di un nuovo modello di nave nella vasca di prova. Qui studiamo il moto di un modello di nave per determinare il comportamento della nave vera in una tempesta nell'Atlantico. Il mio aiutante sta dando gli ultimi ritocchi alla sistemazione del modello. All'estremità della vasca un altro controlla il sistema di trazione del modello, mentre un operatore si occupa degli strumenti elettronici che registrano le misure. Questa macchina genera le onde di tempesta. Notate un po' con quanta rapidità il modello beccheggia mentre attraversa le onde. Chiunque abbia avuto il mal di mare sa che il moto è molto più lento. Questo è un esempio di modificazione di comportamento dovuta a cambiamento delle dimensioni dell'oggetto. Come imparerete, il tempo richiesto da un pendolo di orologio per andare avanti e indietro è proporzionale alla radice quadrata della lunghezza del pendolo. Le oscillazioni della nave sono simili. Per far entrare il modello nella vasca abbiamo dovuto farlo grande un centesimo in rapporto alla nave vera. Perciò il modello beccheggia radice quadrata di 100, cioè 10 volte più veloce della nave vera. Ecco una ripresa rallentatore della stessa scena, con la scala del tempo allungata da 1 a 10. Ha un aspetto più realistico, non è vero? Penso che questo fosse molto legato proprio a quello che abbiamo fatto ultimamente, no? L'avete capito questa faccenda del periodo? Meglio ripetere? Ci ha detto che il modello è 100 volte più piccolo della nave vera e che tutto sommato si comporta come un pendolo. Noi abbiamo studiato il pendolo semplice e noi sappiamo che in un pendolo semplice il periodo di oscillazione è dato da 2π radice di L fratto G.
Quindi, detto in termini più veloci, il periodo dipende in maniera direttamente proporzionale dalla radice quadrata della lunghezza. La nave vera, che è 100 volte più lunga del modellino, avrà quindi un periodo di beccheggio, di oscillazione, che non è 100 volte più grande, ma è soltanto quante volte più grande? Radice di 100, cioè 10 volte più grande. Quindi se io ho fatto lo studio sul modello e poi voglio riportare questo studio sulla nave vera, devo allungare i tempi di 10 volte. Lo stesso filmato proiettato con a rallentatore, rallentandolo di 10 volte, ci dà il comportamento realistico della nave vera. Quindi l'utilità dello studio in scala è fondamentale nel momento in cui conosci le relazioni che legano i parametri fra modello e oggetto reale. Va bene? Allora, io direi di chiudere qui. Soltanto un'osservazione: se per caso qualcuno fosse interessato a ragionamenti di questo tipo, c'è in biblioteca un bel libro, mi sembra di Zanichelli, deve essere intitolato proprio Cambiamenti di scala, che potrebbe essere anche un libro proprio dal quale ho preso anche le immagini che ho usato oggi. Ci sono dei ragionamenti molto complicati anche sulle strutture, robe da ingegneri, quindi molto difficili anche da comprendere. Però potrebbe essere una bella idea anche pensando a una tesina per la maturità. Perché ad esempio un ragionamento sui cambiamenti di scala fatto in fisica, con tutti gli approfondimenti che ci sono lì, e fatto in altre discipline potrebbe essere una buona idea. Che ne so, cosa succede a uno stato quando cambia la scala, quando diventa impero, quali diventano i problemi. Oppure in chimica, oppure, come avete visto, in biologia, si potrebbero fare molti ragionamenti di quel tipo. Insomma, pensateci, potrebbe essere un'idea anche per un lavoro da portare alla tesina di maturità, un riferimento di questo tipo.